E allora ripartiamo, Giuseppe, ripartiamo. Allora, dobbiamo definire oggi, come, almeno come principi generali, più linea operativa, le linee di gioco nella dinamica Small Blind contro Raise First In. Quindi siamo alla Small Blind e stiamo affrontando un rilancio da una qualsiasi posizione. E mettiamo solo RFI e non Limp, ISO, apertura, tribet, eccetera, per avere un lavoro un po' più così. Ragioniamo anche un po' nelle dinamiche da BB per capirne le differenze, perché l'obiettivo non è solo darti linea operativa, ma chiarire un po' i concetti, no? Quindi small blind versus RFI. Fin qua ci siamo, fin qua ci siamo. Allora, la prima cosa che mi serve da spiegarti, cioè, che tu comprenda bene, è la differenza tra il gioco da small blind e da big blind, perché hanno molte cose in comune, ma diverse cose di diverse, la cosa diversa può essere diversa, chiaramente sì. Allora, da BB ci interessa avere un call in range piuttosto frequente, no? Molto frequente. Ti dicevo prima che, non so, l'invasione aliena rovinasse la nostra condivisione schermo, dovessimo ripartire col video, che come idea io penso di difendere un 60, 65, 70% delle volte da BB contro small blind, perché ritengo di avere margine, posizione, lettura, eccetera, eccetera. Chiaro è che se giocassi in questo modo contro un giocatore forte, verrei aperto come una cozza siberiana, probabilmente è ora di, non so, di fare la paella e sarebbe un disastro. Ma quando ho margine, eccetera, e questo lo vedremo dopo, posso difendere di più. Se io difendo un 60-65, un po' di più delle mie mani, non posso chiaramente impostare una strategia di pura tribet, perché dovrei tribettare un talmente tanto range che dopo mi mini forbetta e in autoprofit con qualsiasi cosa, è un disastro. Quindi devo impostare una linea di call frequente, ma non tanto perché adori l'idea di avere un call in range, che finché gioco IP mi va anche bene, ma in generale non è che è l'inizio di una strat vincente. Io cosa faccio? Io chiamo, io limpo, non è generalmente la parte dove voglio partire. Anche perché non tribettare ha degli effetti negativi, no? Pago sempre la rake, non aggiungo fold equity, no? Eccetera, eccetera. Non dico. Vai. Una domanda, non avere range di call, ma solo di 3-bet da small blind versus bottone, Sì. come strategia alla lunga è V o non è V? Certo che è l'obiettivo principale di ciò di cui vogliamo parlare oggi. Perché io, per esempio, io che uso Monker Solver, no? E ho le tabelle di Monker Solver, da small blind non ho range di call. Sì, mi va bene ed è normale e tipico non avere un call in range, soprattutto in linea di GTO, quindi di ottimizzazione del proprio range. Possiamo, una volta che abbiamo deciso la nostra strat generale, allora, te lo metto qua perché prima l'abbiamo scritto subito, adesso no. La nostra, partiamo da una strat generale sarà la nostra 3-bet or fold. Okay, la strategia generale, base standard che facciamo tipo ogni volta che non abbiamo motivo per non farla. Adesso cerchiamo di comprendere anche perché in sostanza vogliamo avere una linea di sola tribet. Ma è un discorso abbastanza semplice, ma mi serve perché poi ci addentriamo in concetti che se non sono chiari questi è un po' un disastro. Prima ti dicevo, dobbiamo essere confidenti del nostro range, sia pre-flop che post-flop, proprio per metterci nelle condizioni di non improvvisare, di essere nella nostra comfort zone su tutti i board. Se tu stai usando anche i solver per studiare, sapere bene che range hai in quella situazione ti è indispensabile per poter risolvere diverse board texture contro giocatori che incontri un po' spesso. Perché, come ti accennavo prima, il tuo studio con i solver adesso va bene che sia generale per capire come funzionano, eccetera. In futuro sarà contro questo giocatore in specifico che incontri spesso durante il tuo mese di grinding e vuoi alzare il tuo atteso contro di lui perché lui lo incontri spesso. Quindi se io alzo di 3 BB100 contro di lui e gioco 5.000 mani la settimana dove lui è impegnato, è chiaro che faccio un sacco di soldi in più piuttosto che studiare in linea generica. Va bene. Comunque, ci interessa quindi da BB avere un call in range, non perché l'adoriamo l'idea di farla, ma perché dà un ma maggiore VBB. È la strategia che fa più soldi avere un call in range in questo spot. Anche perché dobbiamo fare in modo che il Razer non realizzi troppa della sua equity. Se noi ci mettiamo a difendere un 20%, a tribettare 5, a foldare il resto, chi ci rilancia fa soldi in automatico e noi non vogliamo che questa cosa accada. Allora, quindi da BB ci interessa avere un call in range e
visto che dobbiamo difendere in call una buona parte del nostro range, dobbiamo avere anche un range di 3-bet più polarizzato. Perché se noi mettiamo mani forti e mani deboli nel range di 3-bet, principalmente il valore costruito sul range avversario, cioè cosa fa soldi contro il suo call in range, poi scontato della sua 4-bet, ma vedremo poi come si costruisce in 4-bet più. Quindi la parte di valore contro il suo range di call, in sostanza, non contro il suo range d'apertura, contro il suo range di difesa, contro la nostra 3-bet, che poi andiamo a bilanciare con una parte di bluff generalmente presa dal bottom range di difesa. Questa è una cosa che vediamo dopo. Adesso l'importante è chiarire l'idea molto semplice, che un range polarizzato è qualcosa del tipo parte alta, ok, tipo questa, e parte bassa che prendo da qua, adesso prendo queste mani qua, ma è un po' a caso. Questo può essere un esempio di un range polarizzato. Ho messo un range azzurro un po' troppo grande, però l'idea è mani forti e mani deboli, ok? Mentre un range lineare sarà più di questo tipo, no? Più o meno mani forti, senza bisogno di mettere mani deboli per bilanciare questo range. È solo l'idea, siamo solo all'inizio, non ci preoccupiamo per ora di queste cose qua. Comunque, questa è sì, semplice, no? L'idea di range polarizzato da big blind. Vediamo adesso da small blind, perché non è che possiamo fare solo preamboli, dobbiamo anche parlarne. Da small blind non abbiamo la necessità di chiamare così spesso, no? Rispetto che da BB. E possiamo quindi spostare la nostra strat di base verso una linea 3-bet or fold lineare, perché non ci interessa l'effetto che il call in range ha sulla nostra 3-bet. Okay. Tornando un secondo al discorso di prima, se io da BB 3-bet lineare, tipo queste, okay, 3-bet le mani più forti con il range, mi trovo che sto difendendo quelle che sto segnando in giallo, okay, una cosa del genere, non dico che sia vero, però in linea di equity è una cosa di questo tipo. In pratica rendo il mio range di call tutto da medio debole a debole e il mio range di 3-bet da forte a medio, vedi? Quindi il mio range di 3-bet, per carità, gioca bene tutto quello che vuoi, ma il mio call in range è sono devastato, cioè post flop sono sempre cappato, sempre a pecorauso, usando il latino per parole, termini tecnici. Quindi non posso sicuramente essere lineare. Ma se da small blind non mi interessa avere il call in range e lo vado proprio a togliere, quindi non c'è questo range, posso tranquillamente scappare, tra virgolette, il mio range, perché non mi trovo ad avere un call in range cappato, perché non mi trovo ad avere un call in range. Quindi non è che quando chiamo ho solo certi tipi di mani. Ricordati questo concetto del cappare il proprio range, perché ci sarà molto utile tra poco quando vediamo anche gli esempi. Allora, possiamo quindi spostare la linea in 3-bet or fold lineare e introdurre un call in range, un range di call. E mi raccomando l'idea, non bilanciato. Non bilanciare i range, lo vedrai col solver, è una cosa fondamentale quando giochi contro giocatori sensati. Devi avere range bilanciati. Non puoi né trovarti con un range completamente cappato, dove sei sempre debole, o né con un range completamente di valore, diciamo un merged molto stretto. Perché se no poi comunque sei abbastanza esploitabile a A quel punto, parte no? che sei Se giochi con un range exploitabile, è cappato. certo, però se sei al di fuori di essere exploitabile, se tutta questa parte di range è in quel pezzo di range, le altre parti di range non hanno mai il nuts, non hanno mai il punto forte, hanno solo bluff, c'è chi back troppo debole, chiara l'idea, cioè una parte di range non entra nel resto del tuo range. Invece, se tu ti trovi a non dover necessariamente bilanciare il tuo range, poi vediamo in che situazioni, sei chiaramente a linea esploitativa, dove a te non è che interessi avere quel 4-4 in call in range da small blind contro bottone con quel big blind. Cioè, non ti preoccupa l'effetto che hai, perché hai già preventivato che a volte qualcuno ne approfitterà, ma magari saranno poche volte a seconda di che giocatori hai, e comunque i tuoi avversari non stanno cercando di esploitarti. Contro un big blind attento, osservante, quando sanno che apre mezzo spiwi per due, sanno che tu lì stai chiamando tutto un range medio come K9 Q10 perché giochi bene contro spiwi, ma stai tribettando tutto il valore. È chiaro che BB con questa informazione squeezza il 38% e stampa i bilioni e tu non puoi mai difendere, perché se difendi, che puoi farlo perché contro un range così grande, in teoria una mano come K9 suited fa soldi, in teoria più soldi che foldata. Il problema è che il tuo range di call è capato, cioè non è mai asso asso, non è mai KK, non è mai asso K, non è mai niente. E mi raccomando, contro qualche giocatore vuoi che la cosa avvenga, non ti preoccupa che il tuo range di check contro una station sia molto debole, non ti preoccupa niente, non è che lei inizia a polarizzare i suoi range, a bluffarti infinito. No, invece è una cosa che non puoi e non vuoi mai che avvenga contro giocatori che o che
hanno senso nelle loro costruzioni, usano il solver o comunque che hanno lettura di questo. Okay? Ma anche qua è semplice l'idea, no? Prima vogliamo avere un discreta parte di calling range, dobbiamo polarizzare di più, adesso non ci interessa, dobbiamo andare più lineari. Il range di call lo andiamo a definire dopo, quando serve, e ho preso diverse mani d'esempio apposta per andare a vedere queste mani. Okay? Fin qua, easy game, questa in realtà era semplice, ma la mandiamo su perché non ci interessa, abbiamo già parlato di questa roba, via, sparisci. Allora, ragioniamo un attimo su cosa vuol dire, insomma, giocare da small blind rispetto che da BB, visto che siamo partiti con questo discorso, ok? Allora, abbiamo più svantaggi, no? Di quanti ne abbiamo giocando da BB. Adesso cerchiamo di chiarire, se riesco, ma a quanto pare dovevo giocare più quando avevo 4 anni con le forme e i colori, perché non so mettere riga un testo, ok? A quanto pare. Allora, prima osservazione, ok? Prima osservazione. Post flop siamo sempre OP contro un raiser, vabbè, fin qua non ci piove. Da BB a volte siamo IP contro lo small blind, da small blind non siamo IP contro nessuno, ok? In più abbiamo, quando noi chiamiamo, che è l'idea di chiamare, abbiamo, noi apre bottone, noi chiamiamo. Cosa succede? Che BB, se è un giocatore reg ultra nitty, non cambia niente, tanto lui aveva l'autofold. Non è che all'improvviso realizza più equity con un range maggiore. Ma se BB sa giocare, si trova che bottone ha messo 2,5 bui. Io flatto 2 bui e BB deve mettere tipo 1,5 bui su un piatto di 8 bui. Non è vero, su 7 bui. Comunque ha ottime odds. Se sa il fatto suo, difende meglio, fa più soldi, perde meno in sostanza e riesce a fare più soldi lui. Bottone è l'original raiser di base, fa più soldi da solo. Noi siamo dead meat, no? Siamo quelli che re regalano soldi nel piatto in generale. Ecco, dobbiamo quindi essere consapevoli del fatto che giochiamo fuori posizione, siamo contro un raiser, siamo con un altro giocatore attivo dietro. Le volte che noi chiamiamo, BB può chiamare e fare più soldi. Inoltre, BB può tranquillamente squizzare e negarci buona parte della nostra equity. Noi chiamiamo con un range cappato, abbiamo detto, perché non possiamo metterci a col collare asso asso, KK, asso K in queste situazioni, tranne rari casi, che dopo andremo a vedere. Ah, quindi se noi chiamiamo con una mano come Jack 8 suited, ma il 15% delle volte veniamo squizzati e perdiamo la nostra equity, okay, la mano diventa pesantemente di meno. Te lo spiego in linea molto semplice. Allora, prendiamo una mano a caso che sarà questa, a caso selezionata. Allora, in questo caso prendiamo solo per come informazione il range d'apertura di Triggy. Triggy è il bottone. In questa mano succede fold, lui apre per 2. Okay. Triggy apre 32% delle mani. Non ci interessa adesso il range preciso, ci interessa solo sapere che apre circa un 32. Buttiamo giù un 32. Diamogli qualche coppietta in più, diamogli qualche K, ma insomma un range di questo tipo. Questo è un 35. Allora, questo range. Pensiamo caso che noi abbiamo detto Jack 8, prendiamo Jack 8. Jack 8 contro questo range gioca al 40% di equity grezza, no, equity grezza. Jack 8 gioca al 40%. Ma di base, avendo un giocatore attivo dietro, metti che il giocatore attivo dietro squizzi il 15%, vuol dire che il 15% delle volte noi il flop non lo vediamo, quindi questa equity ci viene negata. Quindi la nostra equity, che adesso è 40 arrotondo, viene moltiplicata per 0,85, cioè l'85% delle volte è vero che vediamo il flop, ok? E diventa 34, quindi la nostra equity modificata in base allo squeeze è 34. Aggiungiamo che giochiamo fuori posizione, dovevo farla prima questo calcolo, ma non importa. L'equity reale modificata per squeeze e gioco fuori posizione diventa 27%. Al piatto noi partecipiamo al 32, questa mano diventa una solida perdente contro un giocatore che tribetta il 15, che squeeze al 15. Non ho capito, perdonami, non ho capito il calcolo che tu hai fatto. Benissimo, Cioè, cioè dico davvero sappiamo bene. bottone che apre il 32, Sì. sappiamo che comunque sia Big Blind squeeze il In 15%, questo caso sì. teoricamente la nostra mano è al 39,8% Esatto. contro il range praticamente di bottone, Sì. ma tu quel 15 lo vai a levare da dove? Ah, te lo spiego velocissimamente qua. Allora, cosa succede quando noi chiamiamo? Lo metto qua fra, boh, qua in mezzo. Allora, come faccio a calcolare le VBB del call? Okay. Non facciamo tutto il calcolo perché è previsto per dopo, ma Sì, lo facciamo capiamola. approssimato. L'idea è che quando noi chiamiamo, cosa succede? Noi chiamiamo, stiamo partecipando. Se chiamiamo, stiamo per mettere 40 centesimi in questa mano su pot di Sì. 85, giusto? Quindi la nostra partecipazione al pot, e quindi noi vinceremo
arrotondo per adesso, il 40% delle volte, che è la nostra equity, di questo piatto di 1,25 euro, moltiplicato per il nostro fattore R, cioè quanto si sposta la nostra equity in base di giocare in posizione o fuori posizione, con lettura o meno, meno il fatto che stiamo per mettere 40 cent. Cioè, non è che rivinciamo i 40 cent che abbiamo già messo. Comunque la formula dell'equity poi la vediamo con calma. E quindi in sostanza, quando io partecipo a un piatto, io grosso modo prendo il mio share di equity, in questo caso il 40% che è la mia equity. L'equity poi la vado a modificare in base, che l'equity grezza è il 40%, la vado a modificare in base all'equity reale della situazione, scontata dello squeeze. Metti che io stia tribettando, ok, io tribetto, ma il mio avversario forbetta il 15% delle volte. Quindi è vero che la mia mano è il 40% contro il range d'apertura avversaria, Il 15% ma delle il volte il flop 15% delle sapete. volte non lo vedo il flop, Certo. impazzisco. Quindi in questo caso, se io ci penso, quando chiamo, cosa succede? Io chiamo la mia mano che è al 40%, lo 0,15% delle volte io faccio meno 0,4 che sono i soldi, perché stiamo parlando di euro in questo caso, perché vengo squizzato, okay? Squizzato. Quindi mi tocca foldare, chiaramente non vado poi a difendere una mano come già cotto. Il restante 0,85% delle volte succede qualcosa. Cioè, succede qualcosa, non vengo squizzato in sostanza. Di questo 0,85 io dovrei spezzarlo e fare questo 0,85 per due possibilità. BB call, chiama anche BB, e allora io gioco la mia equity contro i due range per il pot, aspetta, faccio una moltiplicazione per il pot, vabbè, moltiplicato per il nostro fattore R, che cambia la nostra realizzazione. Volevo fare un per, ho fatto un più, non importa, più. E di nuovo meno la nostra partecipazione pre-flop, che è 0,4. Ma adesso non preoccuparti se i calcoli non sono chiari, mi basta che tu No, ma capisca. il discorso, cioè quello che a me mi interesserebbe è quando io sono in game, no? Ovviamente io questi calcoli qua li No. faccio quando poi io mi vado a fare, dopo la mia sessione, mi vado a fare la mia sessione di studio personale. Ma se io sono in game in quel momento là, no? Io devo già calcolare già tutte queste cose E qua. infatti lo fai prima, cioè, no, ora qui a me interessa che tu sappia la base tecnica, tra virgolette, avanzata, ma non è che avanzata sono numeri. A me interessa che tu capisca l'idea di perché ho fatto 0,15 meno 0,4 e 0,85, che poi succede, chiama anche il BB e succede questo, folda il BB e succede questo. La somma di questi eventi mi darà un valore atteso. Per esempio, il 15% delle volte perdo, vediamo qua, 0,15 per 0,4, sto perdendo una media di 0,6 centesimi, cioè sto perdendo 6 centesimi di lungo periodo ogni volta che vengo squizzato, okay? Che è un problema, visto che ne sto per mettere 40 e ne perdo 6 di base, senza neanche aver bisogno di fare grandi conti. Quando non vengo squizzato, io gioco l'equity della mia mano, OOP, contro due giocatori quando chiama anche BB. Metti caso che sia qui, per esempio in questo caso BB gioca il 50% delle mani, ma non importa. Comunque, metà delle volte chiama BB, l'altra metà delle volte folda BB e io gioco contro un giocatore solo. In sostanza abbiamo pesato gli eventi. 15% 3 bet, 85% no 3 bet. Di questo no 3 bet, metà delle volte chiama BB, metà delle volte folda. Tutto questo alla fine mi dà un EVBB. Ok, un valore atteso in big blind, se faccio il calcolo in big blind. Qui ti dico, ti ho bluffato, perché qua ho detto in big blind e qua ho messo l'euro. Se parto con gli euro, non mi dà un EVBB, ma mi dà un EVEuro. Okay? È importante saperlo, perché magari fai i conti calcolando con gli euro e dici, com'è possibile che faccio 73 euro di EV quando in realtà è 0,73 BB 100? Ok, cambia. Comunque, se io valuto qua, qui per esempio stiamo mettendo 0,4 BB e puoi calcolare in BB. Comunque, non ti preoccupare adesso della formula dell'equity. La formula dell'equity pesa gli eventi, quindi percentuale di 3-bet, percentuale di call. Quando 3-bet vinco il pot che c'è, quando vengo forbettato perdo il pot che c'è, quando si vede il flop gioco la mia equity contro il range avversario, poi modifico in base a posizione, lettura, stack, eccetera eccetera. Però l'importante è che abbiamo un'idea della somma degli eventi, okay? La somma degli eventi. Quindi se io voglio sapere che equity ha il call con Q9, in questo caso il call
Potrebbe anche fare soldi, anzi, quasi sicuramente fa soldi in questo caso specifico. Perché se ci pensi, cosa succede qua? Quando chiamo, quante volte vengo tribettato a sinistra? L'1%, vedi Cico. Cico è un fish che tribetta l'1. In più, non è che mi sta negando l'equity perché mi tribetta. Lui mi sta dicendo: ehi fratello, ho ASO, KK, vattene via da questa mano, no? Cioè, Cico è una station passiva. Quindi lui non mi nega l'equity perché non ha un range polarizzato con una parte di bluff. Mi sta facendo un avviso, mi fa: ciao fratello, vieni alla mia festa di compleanno. La torta è avvelenata. Dico: grazie, non credo che verrà alla tua festa. Quindi non è che mi sconta l'equity. E in più, buona parte delle volte, perché se io qua chiamo, Cico già di base difende il 62% delle volte. Se chiamo anch'io, Cico non so cosa mi folda, perché Cico a quel punto chiama tutto. Cioè, ok? Quindi io gioco contro un range debole, contro un reg che si trova in difficoltà contro due giocatori, è probabile che in questo spot possa aver senso avere un range di call. Nota, Cico è corto, è un no limit 25 a 10 euro. Quella è una piccola cosa che va contro la nostra realizzazione delle V. Più soldi al fish, più probabile è che io faccia soldi, chiaramente. Comunque, l'idea è solo per capire che qui, se io voglio capire, la mia mano fa soldi, faccio così. Qui partecipa al piatto al 32%, vedi, è scritto qua in basso, no? Normale partecipazione al pot, 40 cent su un pot di 85, che è l'equity di partenza, l'equity grezza, okay? La partenza, la mia partecipazione al pot è 32%. Io quindi voglio delle mani che in sostanza, una volta modificate in base a posizione, equity, cioè, scusa, posizione, lettura, eccetera, vincano di più della mia partecipazione al piatto, giusto? Io partecipo al 32, di base, se vinco più del 32% delle volte, questo piatto che c'è adesso, sto facendo soldi, di base. Certo. Ecco, devo però pensare che adesso qua gioco OP. Giocare OP, di base, per quanto riguarda i solver, in realtà, è deciso che fai il 20% in meno di equity, cioè realizzi OP l'80% della tua equity, ed è già un po' ottimistico, perché dipende da chi è il tuo avversario in realtà, ma quello ne parliamo dopo. E il fatto è che io giochi fuori posizione sconta il 20%, quindi se io mi è richiesto 32, in realtà se io ho il 41% e moltiplico per 0,8, se io avessi il 41%, considerando che gioco OP, ne realizzo l'80, quindi sto facendo 32,8, cioè una mano che ha il 41% di equity contro il range d'apertura, visto che gioca fuori posizione, in realtà ne realizza meno, siamo d'accordo, no? Su questo, ovvio. Quindi diciamo che una mano che ha 41, in realtà ha 32,8. A questo dovrei aggiungere il fatto che sto pagando della rake se chiamo, quindi devo fare i conti di quanta rake pago e scontarla da questa equazione. A questo devo aggiungere che io, se io chiamo, gioco contro un range di squeeze. Quindi questo 32 magari viene squeezato il 15% delle volte. Quindi se chiamo, mi trovo che questo numerino qua va moltiplicato per, facciamo 0,9, per cui squeeze del solo 10%. Quindi quella mano che partiva dal 41 mi cala a 29,5. Vedi che è sotto alla percentuale di partecipazione. Vuol dire che in questa sfigatissima situazione dove io chiamo, pago rake e BB squeeze al 10%, la mia equity reale, quindi modificata, cala bruscamente. In questo caso lo squeeze è l'1%, cioè la 3-bet di Cico è bassissima. In più ho tanto in play dots contro un giocatore passivo, quindi il call può far soldi. Questa è una linea esploitativa dove può far soldi. Ma poni caso che io qua abbia, non so, Vavaz, che è student, Nicola, è in gamba, è capace, se la cava, insomma. Lui di base ha 9 di squeeze. In questa dinamica, apertura per 2 di bottone, call che lui sa essere cappato da parte mia, perché se gioca contro di me mi conosce, il suo squeeze da 10 passa a 15. Se io inizio a chiamare, apre trighi, Vavaz è da big blind, se io inizio a chiamare vengo palleggiato dai flotti della marea, vengo aperto e fatto a dadini. Comunque, torniamo al nostro discorso originario. 41% per 0,8 abbiamo detto che fa circa l'equity richiesta. Quindi se io voglio avere un'idea, dopo lo affrontiamo, un'idea di che range, 41 per 0,8 è il range che dovrebbe avere almeno, insomma, che mi dà un equity già modificato in base alla posizione di circa 33, scontato della rake, perché qua richiede 32, sono più o meno le mani che fanno soldi. Nota un'altra cosa, abbiamo ragionato solo su posizione relativa e squeeze del giocatore ancora attivo. In realtà ci sono altri elementi che condizionano la nostra realizzazione. Per esempio, se Cico fosse corto
e aggressivo. Quindi un giocatore a 10 euro che gioca 50, 30, 20. Chiaramente la possibilità di essere squeezata è enorme, giusto? Cioè è Certo, mostruosa. Quindi lo sconto di equity è pazzesco. In più è un corto, per cui mi manda la vasca. In questo caso, accappare il mio range è un disastro. Se io inizio a chiamare solo 8-9 suite, 2-2, K9. Perdo sempre quando vengo squizzato. Se invece sono contro Cico, in questo caso, stesso, proprio questo caso, cappare il mio range non è un problema. Se io ho 2-2, 4-4, 8-7 suited e decido di chiamare, non è che mi sto committando contro Cico o che lui mi exploita o che mi tocca poi difendere mani che non vorrei. Non è un problema, perché Cico non mi exploita, non mi sconta l'equity. Comunque abbiamo detto 41%. Tu sai come si fa a capire qual è il range che ha il 41% di equity contro l'apertura dei trig? No. No, ma Giuseppe, pazzesco, guarda, devi seguirmi i corsi di studio. Allora, scherzo ovviamente. Questo abbiamo approssimato a essere il range d'apertura del nostro reg. Chiaramente, se è un tuo Cioè, io di valore... solito Vai. io i conti di call li faccio praticamente facendo le due differenze, vedendo il suo RFI Immagino, meno il suo fold, immagino. praticamente vado a Immagino. calcolare quanto è il suo range praticamente di call, ovviamente modificandolo, Eh sì, magari tolgo solo che vedi, qualcosa, aggiungo qualcosa. diventa scomodo in game perché devi fare, cioè pensa che tu ti metti a fare questa cosa in un tavolo, finisci sit out sugli altri 8, cioè in pratica la room ti manda via, ma cosa vuole sto tizio? Ecco, se invece lo fai fuori dai tavoli ci sono metodi più semplici, anche perché per analizzare il range del tuo avversario, tu semplicemente lo metti come hero qua. Qua in Soldier Manager lo metti come hero. Metti il filtro Raise First Team da bottone e vedi esattamente che percentuale di mani apre e che range apre. Quindi io qua l'ho approssimato, ma tu puoi avere il range perfetto. Se lavori contro un reg che incontri spesso, non ti accontentare di un'approssimazione. Vai a vedere che mani ha, ok? Vai a vedere, metti il range e crea un range perfetto. Comunque, questa è l'apertura dei trig. Quando noi vogliamo mettere un range con un semplice software gratuito come Aquilab, clicchi questa freccettina verde. Calcolo range di mani, ok? Qua metti l'equity prima di modificarla, abbiamo detto 41%. Ah, un'altra cosa, dicevamo 41% modificata dalla posizione. E se noi stiamo tribettando, il range contro cui giochiamo del big blind è la sua cold for bet, giusto? Perché lui apre. Il bottone apre, io tribetto, non è che adesso BB può fare lo splendido e iniziare a squizzare, okay? Perché non c'è un call. Quindi metti anche che un giocatore nitty, super nitty, squizzi il 5%, avrà una cold for bet dell'1, del 2. Quindi le possibilità che io debba perdere questi 9 bui, 10 bui che ho tribettato, 5 bui, quello che è, sono molto basse, che okay? Voglio meno. Comunque metto qua la percentuale che voglio, in questo caso 41%, e mettiamo 42 visto che c'è anche la cold for bet. Ma non importa, è giusto per chiarirci. Calcolo range di mani e questo lo sposto. Allora, questo range che tu vedi qua visualizzato, questo range, queste sono tutte mani che contro range di apertura da trighi hanno almeno il 41% di equity, okay? Ed è la partenza. Questa è la partenza del range. Dobbiamo adesso adattarlo in base a playability, posizione, motivi, eccetera, per entrare in testa del nostro avversario e palleggiarlo per i massimi. Nota che comunque il range che ha abbastanza equity per essere giocato contro il range d'apertura è quasi un 30%. E nota una cosa, il nostro oppo è particolarmente nitty, ok? Trighi apre il 30% ed è un reg vincente del 25%, probabilmente tra i reg più forti, il che è tutto dire, tra 25 e Perché 50. praticamente di solito un bottone dovrebbe aprire almeno un 40, un Sì, proprio perché se no 42. non nega abbastanza equity agli altri avversari, per cui il fatto che lui apre il 32 vuol dire che folda al 68. Se lui folda al 68, a parte che è stato un periodo storico piuttosto importante e è molto vicino al 69, quindi è un problema, ma se folda al 68, i bui realizzano tutta la loro equity, nessuno mette pressione al loro range, loro sono là a stampare soldi, stanno giocando all'asilo prima della tempesta, no? Cioè le nubi sono ben lontane e lui avrebbe creato una situazione dove gli altri giocatori fanno soldi. Comunque, Domanda, vai, scusami, perché tu vai, vai. Perché dici fold a 68 e non 48? lui, scusa, perché la mia distinzione era raise first in o fold. Se lui apre 32, vuol dire che open folda
il 68% delle volte, dubito che limpi, no, questo giocatore, capito? 32 è il suo raise first in, lui di certo non limpa, quindi se 32% delle volte apre, 68% delle volte non apre la mano di per sé. Certo. Ah, Quindi, già, è vero, ok, è l'open fold, non è il differenza. fold alla 3-bet, è l'open fold, open Scusami la fold. differenza. Ecco, nota per esempio Vavas, che studia, è un giocatore capace, fa soldi, eccetera, apre un 40, 40 di media, è un 40 esploitativo. Dalle mie stats, ma lascia stare perché le ultime mani sono un po' particolari contro giocatori molto particolari. 47, il tuo non fold è del 53. Il mio non fold, il mio fold, open fold è del 53 da bottone. Comunque vuol dire L'open che di fold è il 53. base, di media, apro il 50% delle mani. Ma un altro dettaglio che adesso andiamo a vedere. Se io fossi da bottone, quando ho 3 big da big blind e un reg che da small blind tribetta solo il 7, pensa com'erano le tue stats 2 mesi fa, no? Tu da small blind tribettavi il 7 e foldavi il resto, tipo, no? Io mi trovo con 3 big che folda il 66. Te che solo il 7% delle volte mi dai azione, io non apro il 50 in questo caso, apro il 75 perché faccio Eh soldi. certo, lo allarghi. Non dico che apro il 100, tecnicamente faccio soldi col 100%, ma voi due, magari siete nitti, ma non avete le fette di prosciutto sugli occhi, cioè prima o poi vi accorgete che io sono là, clic, 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 e io non voglio che voi vi aggiustiate, per cui qualche mano la foldo, sono un cavaliere, no? Via, foldiamo 7-2, ecco, che è l'idea di base. Comunque, Dai un non... secondo, un attimo, Andrea, Vai, ma scusami, certo, ma perché mi certo. chiamano all'ospedale mio Oh padre. mamma, vai, vai. Sì? Sì. Mi dica. Guardi, gli ho messo giù 4 volte, vuol dire che io in questo momento non posso parlare. Se vuole glielo posso fare alle 18, lo posso fare, non prima. Grazie mille, salve. E fa morire. Per fare un test ti metto giù 5 volte perché so che il test non mi richiamarono per il... Vabbè, Tu davanti, va. sopravvaluti i thinking process delle persone che lavorano per queste cose. Probabilmente. Comunque, Giuseppe, un bel respiro. La vita reale è uno schifo, te lo confermo in questo periodo. Ma per fortuna nel poker ci divertiamo, no? Quindi Ah beh concentriamoci sì, su guarda, quello. almeno Così. su quello sì, guarda. Dai. Allora, tutto questo discorso era per arrivare all'idea che il range che tecnicamente fa soldi contro l'open range di trighi scontato della 4-bet avversaria. È un range, non tanto questo range, queste mani che vedi visualizzate, ma di grosso modo 400 combinazioni, 394 in questo caso. E nota che il nostro avversario apre il 32. Se noi fossimo contro un giocatore, ora poniamo caso che invece di aprire il 32, il nostro oppo aprisse di più. Facciamo caso che aprisse, che ne so, facciamo il 50%. Contro un 50% delle mani, un range che ha almeno il 42% di equity è questo, e andiamo a vedere quante combo sono 558. Cioè, contro un giocatore che apre di più, noi abbiamo maggiore equity con buona parte del nostro range. Beh, Quindi, certo, perché comunque c'è tanta schifezza comunque sì, nel ma nostro infatti range. poi aggiustiamo tutto. Adesso questo è il range che ha l'equity richiesta. Noi prima volevamo il 41%, già modificato. In realtà siamo in una situazione particolare perché Cicco non forbetta mai, non Scusami, una vince. Vai. piccolissima domanda, proprio una piccola parentesi. Vai, vai. Quindi io da small blind, praticamente il minimo di equity che io devo avere per andare per giocare contro bottoni, in questo caso tribetta Sì. malaprata, deve essere del 41, Aspetta, domanda, o del 33, minima? allora, 41 è molto più vicino alla verità, ma nota che qui affrontiamo un'apertura per due bui, vedi? Bottone apre per due. Se bottone aprisse per tre, noi dovremmo Sì. mettere 25 centesimi in più in questa mano, quindi le nostre pot odds sarebbero diverse, cioè, ok? Avremmo bisogno di maggiori equity. Se il nostro oppo avesse un range più stretto, tipo aprisse un 23%, la nostra equity richiesta è la stessa, ma è chiaro che una mano come Asso 2 contro un 40% è addirittura una favorita, contro un 20% d'apertura È molto fai sfavorita. pacchetti e va a casa. Quindi non posso Giusto. darti la regola aurea che ti dice qua apri così, ma posso dirti, creati tipo 3 range contro un giocatore reg medio. Ora lascio stare su come si crea lo studio del field, perché se no questo video non finisce più e usciamo troppo di topic. Però tu puoi prendere un gruppo di regular che ritieni simili, non dico identici, simili come idea, tipo Vavaz gioca abbastanza simile a me come idea di profilo di giocatore di range. Quindi tu puoi prendere me, Vavaz, questo, quello, 10 regular su cui dai il label di Holder Manager. Quindi vai a mettere qua un colore tutti uguali, tutti gli arancioni, tutti gli arancioni.
e ti crei i range medi contro gli arancioni, tanto aprono sempre 2,25 BB, hanno un range piuttosto simile, creo un unico range da small blind contro un giocatore che incontro spesso, lo risolvo anche col solver, così contro di loro ho già creato una linea di gioco molto heavy che soprattutto mette in difficoltà il range avversario. È Una importante domanda, quello, un vai. range del 18 Mamma mia. contro questi avversari quando giocano di bottone Sì. 18, è immune nel lungo periodo? sì, direi che siamo vicini a un range che arriverei ad avere alla fine contro questo ragazzo. In particolare, io ti direi che 15 sei nel lato nitty, ma va bene. Contro reg 15 è un po' nitty, ma va bene. Dipende da chi è big blind, onestamente. Però tribettare un 15 mi può andare. Puoi arrivare a tribettare 10 a seconda dei range avversari. Magari il reg del tuo livello apre meno, magari ci sono più fish, magari i range sono più chiusi, vanno a sapere. Puoi arrivare a tribettare di più, ma mi raccomando, ricordati anche che la nostra strat dipende dalla size d'apertura avversaria e anche da che size scegliamo. Se io scelgo una size più piccola di tribet, a parte che è un errore in questo caso OP, posso creare un range generalmente un po' più grande. Se crea una size, metto una size più grande, lo vedrai col solver, quando tu imposterai le size sul tuo solver, allora ti darà un range Sì, l'ho tendenzialmente più impostato, io piccolo. metto, ho impostato tre styles, Sì, hai fatto il bene. 30, allora ho No, metti impostato flop, 35. il flop ho messo Sì. No, 35 e 50, ma allora, Giuseppe, togli 50. Toglila, scusami, sparisci. perdonami, no, ho detto una bufalata, Ok, ma una volevo dire bufalata. 35 e 75, poi Ma al TAR ho messo 35, 75, perché mai 150. dovresti barellare 35 TARN? Perché pot ti serve quella size? Ma dipende, a volte magari Col quando magari formettati. voglio pagare poco, magari No, dici. no, non ragionare come un fish che usa il solver. Cioè, metti delle strat semplificate. Va bene che tu parta 35% flop come size di base, senza mixed strategy. Però poi per il turn, mettimi 65% e magari mettimi 110. Ok? Io di solito io faccio 58 di media. Io le size che utilizzo sono 33, 58, 77, 120. Ah, ok, hai messo 120. Vabbè, ma su quello, Giuseppe, ti dicevo all'inizio, non perdiamoci a parlare di questo durante il video col forbet, sulla Però sul siccome ho visto che hai metterlo. drizzato i capelli quando hai sentito mezzo Mamma mia, ho pot. sentito mezzo pot, pazzesco. Io guarda che il mio bicchiere non è mezzo pieno, mezzo vuoto, è mezzo pot di vino, quindi non è. E già mi arrabbio se mi danno mezzo pot. Comunque, via il Falcon delle V, ritorniamo sul percorso principale, ok? Comunque l'idea l'abbiamo messa giù. Un'idea di un range che possiamo giocare, che poi, mi raccomando, andremo ad adattare in base a playability, in base a letture che ci fanno realizzare più o meno equity. Ma lo vediamo adesso, è inutile che ne parliamo adesso. Allora, parlavamo degli svantaggi di gioco rispetto al gioco da big blind. Abbiamo detto che post flop giochiamo a OP e in più, se chiamiamo, BB fa più soldi chiamando più spesso, se è capace. Possiamo essere squeezati con un pesante sconto di equity, abbiamo visto contro un 15% quanta equity perdiamo. Poi, in più, abbiamo mezzo buio di partecipazione e non un buio solo, no? Non un buio intero. Quindi le odds che ci vengono offerte sono peggiori di quelle che abbiamo da big blind. Okay? E l'idea di non chiudere l'azione dovrebbe essere chiara perché abbiamo lo sconto dello squeeze. Quindi, facendo un velocissimo riassunto, situazione misera, non chiudiamo l'azione, magro sconto di partecipazione al pot, poca equity realization durante l'intera mano. Okay? Per dire. Sfiga nera a chi vuole giocare da small blind, ma infatti da small blind non è che dobbiamo fare tanti soldi, più che altro dobbiamo impedire ai nostri avversari di fare 1 milione di euro, che è già un buon risultato. Allora, come idea su perché è una posizione misera? Perché